Ciao a tutti e bentrovati in un nuovo video. Come ogni giorno rispondo alle vostre domande pubblicate sui miei social, Instagram, Facebook e YouTube. Ma qual è la domanda che oggi mi state facendo in tantissimi? La riapertura del 25 maggio. Allora, partiamo dal presupposto. In primis, ambasciatore non porta pene, quindi indiscutibilmente tutto quello che andrò a dire sono notizie riportate sul web. Allora, il ministro Spadafora ha confermato che entro il 25 maggio avverrà la riapertura delle associazioni e società sportive. Però, ahimè, una cosa molto importante, non c'è nulla per iscritto, è stato esclusivamente un pensiero verbale. Tutto qui, ma non è stato messo ancora nulla per iscritto. Secondo punto molto importante che mi state chiedendo, riguardante il bonus dei 600 euro. Tanti di voi mi stanno chiedendo, ancora non abbiamo avuto i 600 euro, saranno di parola per la riapertura del 25 maggio? Questo è un altro punto che si va a toccare nell'argomentazione. È stato comunicato che c'è stato un ritardo semplicemente perché non c'era un database di persone, quindi hanno dovuto dichiarare e mettere su un database. Dopodiché è stato confermato che i 2 mesi restanti verranno pagati in un'unica tranche. Però, ahimè, anche questo non è nulla per iscritto. Inoltre, in tantissimi ci state chiedendo della sanificazione. La sanificazione è un discorso molto importante. Come pubblicato nel video di ieri, ci sono tantissimi punti che devono essere trattati. Però un punto che spesso è sottovalutato è la sanificazione dei condotti dell'area. Questo è un fattore fondamentale per la riapertura, perché il virus può essere trasmesso anche in questo passaggio. Ovviamente so che molti di voi staranno pensando, già ci sono tantissime spese, come potremo affrontare anche quest'ulteriore spesa? Su questo sono pienamente d'accordo con voi, però ribadisco che io sono solamente un portavoce, quindi vi porto l'informazione che è stata comunicata sul web. È importante quindi sanificare la struttura, è importante sanificare gli attrezzi e soprattutto è importante sanificare la pavimentazione tra una lezione e l'altra. Molto importante anche la sbarra. La sbarra deve essere sanificata nel caso della danza classica o tantomeno se si usano tappetini con l'asciugamano personale sopra. Sul mio canale YouTube troverete un altro video fatto ieri che parla della bozza delle linee guida. Inoltre vi comunico che noi siamo sempre a vostra disposizione, i nostri uffici sono aperti H24, 7 giorni su 7 per farvi assistenza anche in maniera gratuita. Per qualunque chiarimento o dettaglio su questa informazione o altre domande, il mio canale Instagram, YouTube e Facebook rimane a vostra completa disposizione. Come sempre vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale. Io sono Danilo Ravonic, responsabile nazionale del settore danza artistica e moderne di ASI, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presidente di Danza Italia. Al prossimo video, ciao a tutti!